L'espressione memoria dell'acqua è un'espressione di origine giornalistica e che io non amo particolarmente. Cercherò di spiegare con questa fraseologia che cosa si intende e entrerò subito in argomento. E vorrei anche dire una cosa, che l'approccio che vi sto per descrivere non è affatto un approccio, come si dice, eretico, ma trova le sue radici proprio nelle origini della scienza moderna, sia essa la fisica, sia essa la biologia. La fisica è chiamata in gioco è la fisica quantistica. La biologia chiamata in gioco è la biologia che ha a che vedere, che si occupa del funzionamento degli organismi nella loro unitarietà, nella loro complessità, e non analizzati nelle molecole componenti. Perché, sapete, la scienza moderna si è comportata seguendo quello che fa un bambino intelligente quando gli si regala un giocattolo. Cioè, all'inizio gioca con quel giocattolo secondo le regole scritte nel foglio illustrativo del giocattolo. E questa è la scienza più antica, che è essenzialmente descrittiva. Però se il ragazzo è intelligente, vuole vedere come è fatto dentro il giocattolo, lo smonta, lo rompe, va a vedere i pezzettini di cui è fatto. E questo è l'approccio atomistico, cioè si va a vedere, noi abbiamo il gatto, per esempio, ma il gatto da chi è fatto? Il gatto è fatto di cellule, le cellule sono fatte di organelli, gli organelli sono fatti di aggregati molecolari, gli aggregati molecolari sono fatti di molecole, le molecole sono fatte di atomi, gli atomi sono fatti di nuclei ed elettroni, i nuclei sono fatti di protoni e neutroni, i protoni e neutroni sono fatti di quark e così via, secondo un programma che potremmo chiamare Matrioska, cioè contenuto nel precedente. Benissimo, questa parte della scienza ha avuto un grande successo, ha raggiunto i suoi obiettivi perché noi, per esempio, nel campo della biologia siamo in grado oggi, per moltissimi processi biologici, di dire quali sono le sequenze di reazioni chimiche, di processi molecolari che stanno al di sotto di quell'atto biologico e quindi ricondurre ai componenti molecolari il funzionamento dell'insieme. Però non abbiamo finito, il percorso della scienza non si ferma qui, va oltre. E qual è lo stadio successivo? Lo stadio successivo è il seguente. Supponete che uno mi dia nel cavo di una mano tutte le molecole di cui è fatto il gatto e mi dice adesso fammi il gatto. Cioè vedere, dati i componenti, come l'intero organismo emerga dalla dinamica di questi componenti. E questo è lo stadio in cui siamo oggi, che è cominciato, ovviamente è ancora lontano dall'essere esaurito, comunque è la strada che cerchiamo di percorrere. Allora a questo punto noi ci dobbiamo chiedere qual è la dinamica che fa sì che il gatto sia il gatto, cioè perché tutte queste molecole come fanno a cooperare in modo da produrre il funzionamento macroscopico dell'organismo vivente. Bene, e qua abbiamo un primo grande mistero da affrontare e da cercare di risolvere. Cioè, se io prendo un insieme di molecole indipendenti l'un l'altro, che non hanno relazione l'un l'altro, e le metto in un ambiente ristretto, per esempio in un reattore chimico industriale, e le lascio a loro stesse, queste molecole si incontrano, fanno reazioni chimiche in tutti i modi possibili, perché le molecole fondamentalmente sono esseri poligami, cioè una data molecola non disdegna interazioni con chiunque altra, naturalmente, e a seconda delle molecole che incontra fa reazioni chimiche diverse. Come risultato, se io prendo un insieme di molecole indipendenti e le metto nello stesso ambiente, ripeto, per esempio un reattore chimico industriale, queste le fanno di tutti i colori e quindi il risultato finale è un magma di specie molecolari diverse, dopodiché
per l'imprenditore chimico che ha messo su quel reattore chimico industriale, c'è l'ultimo stadio del processo, che è quello di estrarre da questo magma la specie molecolare voluta e buttare via tutto il resto. E questo è all'origine del problema grave dal punto di vista dell'ecologia dei rifiuti chimici industriali. Cioè, perché? Perché quando un insieme di molecole interagisce, non fa soltanto la reazione che noi auspichiamo per i nostri scopi pratici, ma ne fa tante altre. E i risultati di queste altre interazioni dà luogo a specie molecolari non volute che quindi vanno eliminate. Quindi l'estrazione della specie molecolare voluta è la parte finale ineliminabile di ogni processo chimico industriale. Se adesso passiamo invece alla chimica del vivente, vediamo che questo problema non è così grave come nel caso della chimica industriale. Perché? Perché la quantità di rifiuti chimici, cioè di specie molecolari non volute, che si produce all'interno di un processo biologico è molto piccola. Cioè è come se le molecole, quando sono all'interno di un organismo vivente, da poligame che erano, diventano monogame o quasi, almeno monogame all'interno di un certo ciclo biologico. Cioè in ogni ciclo biologico le reazioni seguono dei codici chimici, di cui il più noto e il primo a essere stato scoperto è il codice genetico, ma non è l'unico. C'è il ciclo di Krebs, eccetera. Cioè in tutti i processi, poniamo la respirazione, visto che citavo Krebs, le molecole, la molecola A data incontra, interagisce solo con la molecola B e non con le altre molecole che pure sono compresenti, le quali entrano in gioco secondo un ordine spaziale e temporale ben preciso. Allora la domanda sorge spontanea: qual è la dinamica fisica che dà luogo a questo ordinamento? Cioè, come mai la molecola A interagisce, se la fa, come si dice in linguaggio volgare, soltanto con la molecola B, e se per avventura la molecola C gli passa davanti, come è possibile all'interno di un regime diffusivo in cui le molecole si muovono in modo indipendente, dice no, tu no, io sono già fidanzato con B, con C non ho niente a che spartire. Ecco, questa è una metafora per esprimere però qualcosa che accade. Cioè, qual è la base fisica, la legge fisica, che fa sì che la molecola A interagisca selettivamente con la molecola B e non con la molecola C? Ecco, questo è un problema che si presenta alla biochimica. Adesso vediamo nell'armamentario, perché io vi propongo un approccio conservatore, diciamo, cioè un approccio in cui farò uso soltanto delle leggi note della fisica e non farò riferimento a ipotesi ancora da scoprire. Nell'armamentario dei concetti conosciuti della fisica, esiste qualcosa che ci può aiutare a risolvere questo problema? La risposta fortunatamente è positiva. Gli autori di questa risposta hanno ricevuto all'inizio del 2000, quindi una decina d'anni fa, il premio Nobel, e la metodica da loro suggerita è già in uso, comincia a essere in uso nella chimica industriale, e si fonda sul seguente, chiamiamolo, teorema dell'elettrodinamica. Il teorema è il seguente: supponiamo di avere un campo elettromagnetico esteso, cioè che riempie una certa regione dello spazio, che oscilli con una certa frequenza F0. Supponiamo che dentro la regione occupata da questo campo ci siano due molecole, A1 e 2, chiamiamo. Una che oscilla con frequenza F1, l'altra che oscilla con frequenza F2. Bene, stando così le cose, il campo prodotto da ognuna delle due molecole interagisce col campo di background preesistente e dà luogo a un'interazione, la quale dà luogo a una forza attrattiva o repulsiva, dipenderà, adesso lo vedremo, dalle frequenze, tra le due molecole, il cui risultato finale è il seguente però. Quindi veniamo al concreto.
se le tre frequenze sono diverse tra di loro, questa forza è molto piccola e quindi in prima approssimazione la possiamo trascurare perché è più piccola di tutte le altre forze che entrano in campo, in particolare le forze statiche tra molecole. Però con una significativa eccezione, se le tre frequenze sono uguali, adesso chiarirò cosa vuol dire uguali, se le tre frequenze sono uguali, le due molecole si attraggono con una forza molto grande a una distanza anch'essa grande. La distanza è l'estensione del campo elettromagnetico, cioè se le due molecole stanno dentro il campo elettromagnetico e questo campo elettromagnetico è esteso, il range della forza con cui le due molecole si attraggono è uguale alla taglia di estensione del campo elettromagnetico. Quindi questo vuol dire che le due molecole per interagire non hanno bisogno di arrivare a un contatto intimo, come è inevitabile se uno immagina una dinamica che si fonda sul moto casuale delle molecole, quindi il regime diffusivo, sul fatto che le molecole hanno una certa chance di collidere, di urtarsi, e una volta che entrano in intimo contatto, le forze a corto range responsabili dell'interazione chimica entrano in gioco e assicurano il contatto. Naturalmente, se il meccanismo alla base della biologia fosse questo, le reazioni sarebbero estremamente lente, mentre noi sappiamo che i processi biochimici sono molto veloci, sono più veloci delle corrispondenti reazioni chimiche tra le stesse molecole che accadano in vitro. Allora, cos'è che garantisce questa velocità? Il fatto che tra le molecole emergano interazioni a lungo range, cioè le molecole, le due molecole in questione, anche se stanno a distanza di un micron tra di loro, però questo micron è riempito dal campo elettromagnetico esterno, si attraggono, e si attraggono solo se risuonano. Quindi è come quando uno si chiama col telefonino. Io posso chiamare col telefonino, se faccio il numero giusto, una persona che sta a Londra e le altre persone, pur esse dotate di telefonino, che stanno a Parigi, a Bruxelles, a Zurigo, a Torino, eccetera, non mi disturbano. Perché? Perché non risuonano col mio telefonino. Quindi, in questo senso, questo meccanismo è un meccanismo che spiega, uno, la selettività degli incontri, cioè si incontrano solo molecole capaci di risuonare tra di loro e col campo di background, primo punto. Secondo punto, spiegare perché l'interazione può avvenire a distanza, cioè questa scelta, questa selezione può avvenire anche se le molecole non sono in intimo contatto, purché siano all'interno di questo campo di background. Benissimo, questo procedimento viene usato, comincia ad essere usato anche nella chimica industriale, e corrisponde a questo fatto. Supponete che io abbia in soluzione, per esempio, in soluzione acquosa, un insieme di numerose specie molecolari e io ne voglio estrarre i componenti solo di una specie molecolare, allora sparo dentro questa soluzione un raggio laser che ha esattamente la frequenza di oscillazione della specie molecolare voluta. Allora le molecole appartenenti a questa specie sono attratte all'interno del raggio laser, tutte le altre che non risuonano sono ignorate, restano dove erano, dopodiché la pressione di radiazione del fascio laser spinge queste molecole in una certa direzione e io le posso raccogliere. Tra parentesi, questo metodo oggi è adoperato allo Salamos, per esempio, per estrarre l'uranio 235 dall'uranio naturale. Un tempo si usavano le centrifughe, adesso invece si manda un raggio laser che è capace di risuonare col nucleo di uranio 235 ma non con quello dell'uranio 238, e l'uranio 235 viene estratto. Quindi ormai si tratta di procedure che vengono usate nella pratica. La nostra idea, che risolve quindi il mistero che vi ho accennato prima, è che anche la vita faccia uso di questo meccanismo, cioè che attraverso un campo di background, di cui ora vedremo quale possa essere l'origine, questo campo di background attira le molecole che appartengono
che risuonano col campo. Queste si incontrano tra di loro, fanno la loro reazione chimica e a questo punto tutte le nozioni della biochimica sono giuste. Il problema che noi aggiungiamo è come fanno a incontrarsi queste molecole. Una volta che si sono incontrate, i testi di biochimica sono assolutamente giusti, si incontrano, fanno una reazione chimica. E poi che succede? Siccome ogni reazione chimica produce in senso algebrico un'energia, cioè può emettere o assorbire, cioè in senso algebrico libera dell'energia, questa energia viene assorbita dal campo elettromagnetico circostante, che in conseguenza cambia la sua frequenza. Cambiando la sua frequenza non attira più le specie molecolari che attirava prima, ma ne attira altre, per cui abbiamo uno schema dipendente dal tempo, uno schema in cui a seconda dello scorrere del tempo ho un insieme che si evolve di reazioni chimiche. Però a questo punto sorge spontanea la domanda: sì, ma nel caso dell'organismo biologico, chi mi dà questo campo elettromagnetico di background? Capisco che negli esempi citati, nella chimica industriale, questo campo lo fornisco dall'esterno con opportuni laser. Ma nel caso della biologia, chi è che mi fornisce questo campo, il quale, una volta che è presente, ovviamente col valore della sua frequenza di oscillazione variabile nel tempo, fa da direttore d'orchestra e quindi decide in ogni istante quali sono le specie molecolari che entrano in gioco e come si attirano? Un'ultima cosa prima di rispondere a questa domanda: che vuol dire che le frequenze sono uguali? Usando, qua credetemi per fede perché vi cito solo i risultati dell'ottica quantistica, l'interazione è possibile se la differenza, perché in natura è impossibile che due numeri siano esattamente uguali, cioè che abbiano tutto l'infinito numero di decimali dopo la virgola uguale, cioè a un certo punto ci sarà un decimale che sarà diverso. Allora dirò che due frequenze sono uguali se la loro differenza è minore del rumore termico, cioè di KT, cioè se io ho due oscillatori che oscillano con frequenze la cui differenza è minore di KT, dato che quando si stabilisce la risonanza il sistema va a un minimo d'energia, risparmia energia, e dato che in natura esiste il principio che si tende sempre al minimo di energia, io dico scherzando, dato che io sono napoletano, che Dio ha creato il mondo dopo aver passato una settimana di vacanza a Napoli, perciò ha enunciato il principio che le configurazioni che la natura genera sono quelle che richiedono la minor quantità di energia. Allora, dato che lo stabilirsi della risonanza produce un minimo di energia, e dato che, adesso torneremo sull'argomento, gli oggetti quantistici, perché noi ormai dobbiamo accettare che la fisica quantistica è la fisica giusta fino a prova contraria, gli oggetti quantistici sono capaci di oscillare, di fluttuare, e quindi fluttuando sono capaci di esplorare le possibilità che gli sono aperte. Fluttuando le molecole scoprono che c'è una configurazione che assicura un risparmio di energia, allora la seguono. E dove si appropriano dell'energia necessaria? Dal rumore termico, evidentemente. Infatti questa è la ragione per cui quando un laser funziona, questo è ben noto, quando un laser funziona l'ambiente si raffredda. Perché? Perché per funzionare il laser, cioè per eguagliare tutte le frequenze che in principio sono diverse e debbono diventare uguali, ruba energia all'ambiente e quindi lo raffredda. Questo fenomeno è noto ai tecnici come laser cooling. Esiste in natura, fa parte della motivazione del premio Nobel per Cohen, Tannucci e gli altri, anche hanno scoperto il Cohen. Quindi vuol dire che quando parlo di risonanza vuol dire che gli oggetti che debbono risuonare hanno delle frequenze la cui differenza è più piccola di KT, cioè del rumore termico. Adesso vediamo a chi nell' organismo biologico può fornire il campo elettromagnetico di background, che è il direttore d'orchestra di tutta questa situazione. E la risposta è, e ve l'anticipo, sono le molecole d'acqua.
le quali formano, e anche questo è un mistero da chiarire, la grande maggioranza dei componenti molecolari di ogni organismo vivente. Cioè, dal punto di vista della massa, l'acqua forma una percentuale tra il 60 e il 70% della massa totale dell'organismo vivente. Però questo non vuol dire molto, questo soggetto, perché dal punto di vista del chimico, quello che conta è il numero di molecole, non qual è la loro massa. Vi faccio un esempio. Supponete che io faccio un sistema formato da un egual numero di molecole A e B. Cioè, prendo un sistema fatto di due specie molecolari e prendo un egual numero di molecole A e B, ma supponete che A pesi 1 e B pesi 10 in opportune unità. Allora, se io vado a considerare la massa, avrò che A rappresenta il 10% della massa e B rappresenta il 90%, ma questo non rende l'idea. Perché? Perché in realtà il numero di A e di B è uguale. Quindi io devo considerare non la massa, ma la concentrazione molare, cioè il numero di molecole coinvolte. Se io passo al numero di molecole, dato che la molecola d'acqua è una molecola molto leggera, mentre le altre biomolecole sono piuttosto pesanti, molto più pesanti della molecola d'acqua, il risultato è che le molecole d'acqua sono dell'ordine del 99% del totale delle molecole che ci compongono. Allora uno si può chiedere, e com'è che i biologi sanno tutto dell'1% che comprende acidi nucleici, proteine, vitamine, ormoni, tutte le molecole che i biologi studiano, e invece il 99% delle molecole è considerato quantité negligeable. Anzi, si usa dire che se un certo agente fisico o chimico non svolge un ruolo importante in un processo biologico, dice quella è acqua fresca, è data acqua fresca, noi siamo fatti per il 99% di acqua fresca. Acqua calda. Acqua a 37 gradi, insomma, vabbè, non so se è fresca o se è calda, comunque di acqua. E quindi non è da trascurare, ci possiamo chiedere, ma perché viene trascurata l'acqua? Un'ipotesi può essere che, dato che nella biologia moderna vige il concetto della chimica come dinamica sottostante alla biologia, allora si pensa che un componente molecolare è importante se ha una certa reattività chimica, cioè se fa delle reazioni chimiche significative, mentre, dato che l'acqua ha una reattività chimica modesta, molto minore, sì, entra nei processi di idrolisi che sono pure importanti, però è molto meno importante delle proteine dal punto di vista chimico, uno la trascura e dice tanto non fa grandi reazioni chimiche. Sì, ma è il 99% del totale. Cosa fa allora l'acqua? A questo punto veniamo alla vostra risposta. Allora, insieme a tanti colleghi, io sono solo uno dei tanti, abbiamo esaminato le proprietà collettive di un insieme di molecole d'acqua. E qua è importante la fisica quantistica, perché vedete, qual è la più fondamentale differenza, mi avvio alla conclusione, qual è la più fondamentale differenza tra la fisica classica e la fisica quantistica? Nella fisica classica gli oggetti sono considerati fondamentalmente inerti, infatti non a caso il principio di inerzia è fondamentale, cioè si dice che un oggetto, purché isolato, notare bene, qua è importante, purché isolato, muta il proprio stato di moto solo se è soggetto a una forza. Cioè vuol dire che se io non tiro o spingo una data molecola, quella si muoverà di moto rettilineo uniforme per l'eternità. E quindi non va incontro a un'altra molecola. Gli dico, ma io sono fatto di molecole che un giorno, quando si sono incontrate, come hanno fatto a incontrarsi? O c'è un demiurgo che ha preso la mira e ha deciso fin dall'inizio, quindi questa sarebbe una visione provvidenzialistica, che le molecole di cui io sono composto si dovessero incontrare in un certo momento, oppure non c'è soluzione. E infatti nell'ambito della fisica classica la vita è un fenomeno incomprensibile. Perché? Perché tutto dipende dalla forza esterna, cioè ci vuole un agente esterno. L'auto-organizzazione
non è concepibile. Quindi, se volete, da un punto di vista, contrariamente a quello che i filosofi positivisti pensano, la fisica classica è inseparabile da una concezione religiosa dell'universo. E perché? Perché ci vuole il creatore. Altrimenti, se non c'è la forza esterna, le molecole non si incontrano. E quindi, invece, nella fisica quantistica, gli oggetti non possono non fluttuare. Cioè, la differenza, come diceva il mio defunto amico Giuliano Preparata, la differenza tra un oggetto classico e un oggetto quantistico è che un oggetto classico è come un alpino sobrio, solido sulle sue gambe, che può camminare anche su una cresta di montagna senza cadere, perché non sbanda. Invece l'alpino quantistico è lo stesso alpino che però ha bevuto un litro di grappa e quindi sbanda, oscilla. Se trova un'occasione di cadere, la coglie. E siccome cadere vuol dire andare in uno stato di minore energia, mentre un sistema classico va in uno stato di minore energia solo se ci sbatte contro, un oggetto quantistico lo trova da sé la situazione di minima energia, proprio perché oscilla. Ma siccome gli oggetti fisici sono fatti di cariche elettriche, nuclei, cioè gli atomi sono neutri, ma sono fatti di componenti cariche, cioè nuclei, elettroni, i quali oscillano indipendentemente gli uni dagli altri, anche se sono legati da forze, quindi stanno vicini, però non sono obbligati a muoversi in fase, quindi si muovono in modo indipendente. Quindi, come risultato, le oscillazioni delle molecole producono automaticamente un campo elettromagnetico. Adesso, questo campo elettromagnetico, in una prima visione della natura, che è durata alcuni decenni nella prima metà del Novecento, si supponeva che si mediassero a zero, quindi fossero fluttuazioni che si mediavano a zero e alla fine non producevano niente di importante. Però nella seconda metà del Novecento, partendo dal lavoro di alcuni pionieri, che poi sono diventati sempre più numerosi, e oggi forse, se non sono proprio ancora la maggioranza, sono comunque un grosso gruppo, scoprono che cosa? Che questi campi non si mediano a zero, ma sotto opportune condizioni possono dar luogo a un campo permanente. E qua vi cito un teorema che ha all'origine molte persone, non uno. La persona che gli ha dato la formulazione finale è stato Giuliano Preparata, che però non è l'unico autore, cioè posso mettere almeno 15 nomi in fila di persone che un pezzo per volta hanno dimostrato questo teorema, che discende, se volete, dalla fisica del laser, in qualche modo, che dice la cosa seguente: se io ho un insieme, e poi ve lo mostrerò con una metafora come funziona, il teorema richiede la matematica naturalmente, però io mi aiuterò con una metafora per farvelo capire intuitivamente. Se io ho un insieme di particelle accoppiate col campo elettromagnetico e che oscillano, quindi quando la densità supera un certo valore soglia e la temperatura sta al di sotto di un certo valore critico, lo stato di minima energia, no, quindi lo stato che il sistema ricopre, non è più lo stato in cui queste molecole sono indipendenti tra di loro e hanno una loro individualità, ma viceversa è uno stato che nel gergo dei fisici si chiama stato coerente, in cui tutte le molecole si muovono a ritmo, come in un corpo di ballo, formano un'unità. Perché? Perché i vari campi che ognuno emette si saldano tra di loro e danno luogo a un unico campo, come nella musica da camera, in cui avete diversi suonatori, i quali all'inizio suonano in modo indipendente, poi si ascoltano gli uni con gli altri, accordano le loro emissioni sonore e alla fine esce un concerto armonico. Questo è quello che accade. Vi dico come si può immaginare questa cosa e poi finisco. Perché è chiaro, una volta che ho dimostrato che c'è un campo elettromagnetico sottostante, poi il mistero della biochimica e dell'ordine biochimico si capisce alla luce del teorema che ho detto all'inizio. Allora, vediamo come accade il processo. Allora, prima cosa, osserviamo una dissimmetria che esiste in natura.
parlo di atomi, perché magari con le molecole è più complicato. Quanto è grande un atomo? Più o meno un atomo è grande alla taglia di un angstrom. Un angstrom è un 100 milionesimo di centimetro, quindi la taglia di un atomo. Ogni atomo può esistere in più configurazioni, cioè gli elettroni, il nucleo, si possono mettere in diverse configurazioni e ogni configurazione ha una certa energia. L'atomo normalmente sta nello stato di minore energia. Le configurazioni che hanno maggiore energia richiedono un apporto di energia esterna per essere raggiunte. Va bene. Allora, vi ho detto che nella fisica quantistica la natura fluttua. E questo non è vero solo per le particelle, ma è vero anche per i campi. Che vuol dire? Vuol dire che quello che si chiama il vuoto, normalmente, che è il recipiente in cui la materia è inserita, non è il nulla, perché fluttua pure lui. Quindi che cosa vuol dire? Che dal vuoto ogni tanto emerge un quanto di campo elettromagnetico, che in gergo si chiama un fotone, che esce e poi sparisce. Dura un certo tempo, dato dal principio di indeterminazione di Heisenberg, e poi sparisce. Quindi, mentre diciamo il nulla classico è un vero nulla, è quella cosa dove non c'è niente, il nulla quantistico è qualcosa, cioè non è il nulla. Quindi vuol dire che dal punto di vista della fisica quantistica il nulla non esiste. Quello che è il vuoto, cioè lo stato basilare, quello al di sotto del quale non si va, è qualcosa che è riempito di fluttuazioni. Cioè è come se ogni tanto si accende una lucetta. La notte classica è la notte nera, che più nera non si può. La notte quantistica è una notte punteggiata da lucette, da lampi. Ecco. Questo è bene assodato sperimentalmente. Anche quindi non vi sto a dare i dati, ma li trovate sui libri di fisica. Questa è fisica ortodossa, ultra ortodossa. Adesso, supponete che l'atomo possa fare, a questo punto, delle fluttuazioni tra le sue varie configurazioni usando i quanti che escono dal vuoto. Che energia debbano avere questi quanti? La tipica differenza di energia tra due differenti configurazioni atomiche è dell'ordine di alcuni electron volt. L'electron volt è l'unità di misura dell'energia atomica. Benissimo. Allora ci vuole un fotone di alcuni electron volt. Fissiamo un numero, 10. 10 electron volt per fare avvenire la transizione. Risposta: quanto è grande un fotone di 10 electron volt? Bene, la grandezza di un fotone è la lunghezza d'onda dell'onda, che la lunghezza d'onda è la distanza dentro la quale si può trovare il quanto. Quanto è la lunghezza d'onda di un fotone di 10 electron volt? Risposta: 1200 angstrom. Cioè lo strumento, il fotone, capace di far avvenire una transizione dentro un oggetto grande un angstrom è 1200 volte più grande dell'oggetto medesimo. Capite? Questo è molto importante. Perché? Perché un fotone di 1200 angstrom, dentro 1200 angstrom di taglia, quante altre molecole ci stanno? Mica ce n'è una sola. Capite? Quindi l'approssimazione di Feynman, per cui si fanno i calcoli considerando una particella e un fotone, corrisponde a una situazione di una particella infinitamente sola. Ma se io considero che, per esempio, considero il vapor d'acqua a 100 gradi e un'atmosfera, dentro lo spazio del fotone che vi ho detto ci stanno 20.000 molecole. Allora vuol dire che se un fotone emerge dal vuoto, non interagisce con una sola molecola, ma interagisce simultaneamente con 20.000 molecole. Quindi ha un'azione intrinsecamente collettivizzante. E quindi costringe 20.000 molecole a muoversi a ritmo, a oscillare a ritmo. Capite quindi qual è intuitivamente l'origine del teorema che vi ho detto? Sta proprio in questa dissimmetria di taglia tra i fotoni e le molecole. Allora, come conseguenza, io che cosa ho? Che se le molecole sono grandi, sono numerose a sufficienza,
il campo che corrisponde all'eccitazione di ognuna organizza simultaneamente anche le molecole vicine. Quindi si crea una situazione tipo orchestra da camera in cui in breve tempo tutte le molecole che stanno in quel volume si muovono al ritmo. Quindi sono passato dal rumore alla musica, dal caos alla danza. Non ho più un insieme caotico, e questo vi spiega in natura la transizione, che voi sapete che in natura la materia esiste in vari stati di aggregazione. Ad alta temperatura, quindi quando dobbiamo supporre che questo fenomeno non accada, c'è il gas. La parola gas è la contrazione della parola caos, inventata dall'alchimista olandese Van Helmont nel 600, e lui con la parola gas intendeva un insieme caotico di atomi. Però se abbassiamo la temperatura e corrispondentemente la pressione, la densità cresce, io posso arrivare alla soglia in cui scatta il teorema, e a questo punto le molecole non formano più un insieme caotico, ma formano un corpo di ballo, cominciano a danzare, oscillando tra due configurazioni diverse, e ho ottenuto il liquido. Sapendo come vanno le cose, vi devo dire che il liquido è quello stato della materia in cui la coerenza coinvolge gli elettroni, cioè la nuvola elettronica attorno ai nuclei, mentre il solido è quando la coerenza coinvolge anche i nuclei. Quindi nel liquido, in particolare nell'acqua liquida, che è quella che ci interessa, sono le nuvole elettroniche quelle che oscillano in fase. L'acqua è specie, questa è una teoria universale, riguarda tutte le specie molecolari. Che cosa c'ha di speciale l'acqua? E con questo concludo e vi saluto. Il fatto che sulla base dei calcoli che abbiamo fatto, l'oscillazione avviene tra una configurazione in cui tutti gli elettroni sono solidi, strettamente legati ai loro nuclei, e quindi ci vogliono 12 elettronvolt e mezzo di energia per tirar fuori un elettrone. Quindi l'acqua nello stato fondamentale è un ultra isolante, cioè gli elettroni non li dà neanche a spararla, e invece un altro stato in cui c'è un elettrone per molecola che è quasi libero, è alle soglie della libertà. E questo è quello che c'è di speciale. E quindi la molecola d'acqua e tante altre, tutte insieme, collettivamente, oscillano in questa situazione. Come risultato, nell'acqua liquida si forma un reservoir di elettroni quasi liberi. Perché? Perché mentre nel gas gli elettroni sono fortemente legati ai nuclei e quindi non c'è modo di farli uscire, nell'acqua liquida invece abbiamo questa situazione. Questa situazione in cui nell'acqua liquida è possibile cedere elettroni. Infatti tutti i fenomeni di electron transfer studiati da Marcus, che per questo ha avuto il premio Nobel qualche anno fa, mostrano che nell'acqua liquida esistono elettroni quasi liberi. Addirittura abbiamo realizzato, ho collaborato recentemente a un esperimento in cui facciamo vedere che si può ottenere dall'acqua pura una corrente elettrica. Acqua pura priva di ioni, deionizzata, quindi non è una corrente ionica, è una corrente che, e del resto pensate, c'è un fenomeno plateale che mostra questo, che è il fulmine. Il fulmine viene dalle nuvole. Le nuvole sono insiemi di goccioline d'acqua pura. Nelle nuvole non ci sono né idrocarburi né altre, né reattori nucleari. Nei nuclei sono goccioline di acqua pura. Eppure da queste goccioline di acqua pura escono, possono uscire in opportune condizioni, scariche elettriche tremende con grande emissione di energia. E qual è il meccanismo che fa sì che una gocciolina d'acqua, che in principio dovrebbe tenersi stretti i propri elettroni se le molecole stessero sempre nello stato di minima energia, invece li danno via con così grande facilità in un così gran numero? Questo è possibile solo se c'è un processo fisico che fa sì che un elettrone per molecola diventa quasi libero, e questo processo è l'oscillazione coerente. Infatti voi mi insegnate che la maggior parte delle reazioni di interesse biologico sono reazioni ossidoriduttive, che corrispondono al fatto che c'è un elettrone che cambia casa, cioè che ci sono molecole che
danno via con facilità elettroni. Bene, allora, in questo senso, il meccanismo che è stato impropriamente chiamato memoria dell'acqua, che cos'è? È il fatto che nell'acqua è possibile accendere oscillazioni elettromagnetiche di frequenza tale che sono capaci di attirare specifiche specie molecolari, perché se l'acqua diventa il fondamento di questo campo elettromagnetico di background, lo produce spontaneamente. In più, grazie al fatto che ci sono questi elettroni quasi liberi possono ricevere l'energia esterna, l'energia ambientale, e dà luogo a oscillazioni specifiche che si sovrappongono all'oscillazione coerente, così come preconizzava Prigogine e prima di lui il biologo Zengiorgi. Su questo argomento ho fatto un articolo insieme a un defunto amico qui toscano che si è laureato a Firenze, cioè Enzo Tiezzi. Ho scritto un articolo su come funziona questo afflusso, questo fatto che l'acqua, la struttura coerente dell'acqua è capace di prendere dall'ambiente esterno dell'energia e trasformarla in energia di oscillazione coerente, che dà luogo a frequenze di oscillazione specifiche e quindi dà luogo a una struttura informativa. Cos'è la struttura informativa? Che ci dice quali molecole vengono attirate. Cioè, ogni frequenza, ogni segnale che corrisponde a un'oscillazione di frequenza ben definita, ci dice quale molecola ha quella frequenza di oscillazione e quindi quale molecola viene attirata. Quindi ne concludiamo che i processi molecolari all'interno della materia vivente sono governati da una struttura elettromagnetica formata da oscillazioni di specifica frequenza. Questa frequenza varia col tempo e dà luogo alla scelta di diverse sequenze di molecole che vengono chiamate in gioco. Questa struttura, cioè questo fatto che esiste un governo elettromagnetico della chimica, che a sua volta è influenzata la chimica medesima, perché quando avvengono le reazioni chimiche la frequenza delle oscillazioni elettromagnetiche cambia, quindi chimica e elettromagnetismo si intrecciano in questo senso tra di loro, nessuna delle due è più importante dell'altra, ma cooperano, è stata verificata da esperimenti di cui parlerà il collega più vicino da Montagnier, il quale fondamentalmente cosa ha fatto? Ha sospeso in acqua delle sequenze di DNA, le specifiche sequenze. Ha osservato che quando la diluizione raggiungeva certe soglie, cioè in pratica questo può, so che il professor Dei è molto interessato all'ormesi come fenomeno, quindi questo fatto che sto per dire può essere un suggerimento di cosa è l'ormesi. Cioè, se io ho ogni molecola emette campi di una certa lunghezza d'onda, se questi campi si sovrappongono tra di loro, ci può essere un'interferenza negativa per cui si cancellano. Per cui se la concentrazione di molecole è grande, allora il risultato è che il segnale elettromagnetico si cancella. Se però la concentrazione scende al di sotto di una soglia, tale fissata da quale fatto? Dal fatto che la distanza tra due molecole vicine è uguale alla lunghezza d'onda del campo elettromagnetico che viene emesso, allora questo fenomeno di interferenza negativa non avviene, le onde si sommano e danno luogo a un effetto elettromagnetico. Quindi c'è un effetto quando la concentrazione è al di sotto di una soglia e questo effetto sparisce quando la concentrazione è al di sopra di una soglia. Questo è accaduto anche nell'esperimento di Montagnier, cioè lui ha osservato che se le molecole di DNA erano troppo dense, cioè la diluizione non eccedeva un limite, non si osservava nessun segnale. Ma aggiungendo acqua e quindi aumentando la diluizione si raggiungeva una soglia per cui, avendo messo la provetta in una bobina, nella bobina appariva una corrente elettrica che corrispondeva a un campo di una certa frequenza.
Adesso, e questo è il punto interessante, si prende questo segnale, lo si manda per via telematica a 1000 chilometri di distanza, in maniera da evitare accuse di contaminazione molecolare. Per esempio, da Parigi lo si manda a Benevento, dove è stato riprodotto l'esperimento. Quindi quello che arriva è un segnale elettromagnetico, perché internet non trasmette molecole. Quindi non ci sono state contaminazioni molecolari, perché l'esperimento numero uno, cioè la captazione del segnale da una sospensione di molecole di DNA sospese in acqua, è avvenuto a Parigi. Da lì il segnale captato dalla bobina è stato spedito a Benevento. A Benevento quindi non è arrivata nessuna molecola, ma sono arrivati questi segnali elettromagnetici. A questo punto, se io questi segnali elettromagnetici li do a una bobina all'interno della quale c'è una provetta, dove dentro la provetta c'è dell'acqua pura, adesso dentro quest'acqua pura io faccio cadere un kit PCR, i chimici capiscono di che si tratta, cioè in parole povere butto nell'acqua i monomeri, le materie prime, diciamo, di cui è fatto il DNA, più il catalizzatore che li fa reagire, tempo qualche ora compare all'interno di questa seconda provetta esattamente le stesse sequenze di DNA e non altre di quelle che stavano a Parigi e che hanno dato luogo al segnale. Capite? Cioè vuol dire che è quel segnale elettromagnetico che organizza, nei termini che ho detto all'inizio, l'attrazione chimica tra le molecole. E questo esperimento è stato riprodotto, oltre che fatto da Montagnier, è stato riprodotto in 3 università, è in corso l'esperimento in 1/4, e ripeto, il fatto che la seconda provetta sta a centinaia di chilometri di distanza dalla prima esclude l'ipotesi che si possa essere trattato di volgare in sporcizia dell'esperimento, cioè di contaminazione molecolare. Va bene, io credo di non aver altro da dire.